Post alluvione, il vice commissario Babini, le procedure di legge allungano i tempi, ma sono in arrivo altri 14 interventi importanti, tra cui ponti da demolire e ricostruire. Condannati per mafia, usavano i cellulari, perquisizioni e sequestri al carcere di Ancona, trovati smartphone nelle celle, i detenuti comunicavano all'esterno attraverso le app di messaggistica. Quasi 900 maioliche per la scalinata a Leopardi ad Ascoli, inaugurata l'opera realizzata da 10 artisti del territorio dediche a Raffaello, alla Quintana e alla natura. La Samba riparte da Paolini e Sogno Eusepi, si stringono i tempi per l'arrivo dell'attaccante, volley, Grotta Azzolina lancia gli abbonamenti per la prima stagione in Superlega. Bentrovati con una nuova edizione del nostro TG Marche, notiziario a firma e cura della redazione di Vera TV. In primo piano il post alluvione. Babini rassicura al microfono di Vera TV, dice altre opere importanti in tempi credibili. Il vice commissario spiega ci è voluto tempo perché non si è liberi di operare con le deroghe e bisogna osservare procedure di legge. Ma ora sono pronti gli affidamenti per la progettazione di 14 interventi importanti, tra cui molti ponti che saranno demoliti e ricostruiti. Ciro Montanari. Da adesso dovrebbero esserci le condizioni per far partire molte opere, anche tutte insieme, anche in centri comuni, e in centri dell'interno, in frazioni. E siamo abbastanza avanti su queste cose, moderatamente fiduciosi di poter fornire una risposta in tempi, diciamo, credibili. Dal vice commissario per il post alluvione Babini arrivano ulteriori segnali confortanti che, nonostante la cautela per le complicazioni della burocrazia, permettono di guardare in prospettiva con molta fiducia. Ci vuole tempo, non si è liberi, come magari qualcuno pensa, di operare con le deroghe, come se uno con la deroga potesse chiamare un'impresa, fai questo, fai quello, fai... Cioè ci sono sempre delle procedure di legge da osservare e quindi ci sono indubbiamente dei ritardi che però insomma stiamo cercando di colmare. C'è tutto un grande lavoro di preparazione dietro, per esempio adesso sono pronti gli affidamenti per la progettazione di 14 interventi importanti del piano della 2011, fra cui molti ponti che dovranno essere demoliti e ricostruiti. Attendiamo le progettazioni a fine estate, ci stiamo muovendo sul piano dell'accordo quadro per poter affidare rapidamente i lavori senza dover fare una gara per ogni opera. Facciamo una gara prima selezionando tutti gli operatori economici e poi attingendo da questo elenco si potranno praticamente affidare, risparmiando tempo, le singole opere. Babini spiega anche come e perché il territorio può finalmente considerarsi in sicurezza da rischi di future esondazioni. Ci siamo concentrati in vista della stagione autunnale nel ridare ufficiosità idraulica al fiume in modo da fare in modo che le piene possano essere contenute ed essere meno pericolose i livelli di acqua. Ci attendiamo livelli più bassi, velocità più basse, quindi minori erosioni e via. Il vice commissario ci tiene anche ad evidenziare il buon rapporto consolidato con gli alluvionati, che per molto tempo sono invece stati pieni di perplessità. Il rapporto con i cittadini con noi in tutta sincerità è sempre stato molto positivo, non abbiamo mai avuto contestazioni se non qualche episodio insomma strumentale che poi è stato immediatamente chiarito, quindi io sono contento del fatto che la popolazione abbia capito lo sforzo che c'è stato. Nicola Gandini, è questo il nome dell'ennesima vittima di un incidente stradale nelle Marche a seguito dello schianto avvenuto nella giornata di venerdì, schianto mortale in moto che si è verificato sulla strada statale Nord a Senigallia, un impatto fortissimo contro un'altra auto che non gli ha lasciato scampo, il ragazzo era uscito di casa e stava andando a lavorare in una gelateria a Marotta. Teodora Stefanelli. La sua amata Kawasaki distrutta a terra, una vita spezzata sull'asfalto rovente di venerdì 12 luglio. Così è morto Nicola Gandini, 25enne di Senigallia. Erano quasi le 13 quando lungo la strada statale Nord, zona Cesanella, in sella alla sua moto, Nicola ha avuto il terribile incidente. Era uscito di casa poco prima, abitava in via Marche, stava andando a Marotta dove l'attendeva il turno in gelateria. A quanto è stato possibile ricostruire, sembra che il giovane abbia urtato la fiancata anteriore sinistra
di un'auto che stava svoltando, finendo dritto contro una seconda vettura e sfondando il lunotto posteriore. Subito la situazione è apparsa disperata, il ragazzo era privo di sensi e nonostante il tempestivo arrivo dell'ambulanza e dell'eliambulanza del 118, per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto ci sono volute ore di lavoro della polizia locale per svolgere i rilievi e anche l'intenso traffico è stato naturalmente deviato fino al pomeriggio. I mezzi coinvolti nello schianto sono stati sequestrati e come da prassi verrà aperto un fascicolo della procura. Oggi la salma verrà riconsegnata ai familiari, sarà poi fissata la data dei funerali dell'ennesimo ragazzo spezzato da un incidente sulle strade marchigiane. Condannati per mafia comunicavano con gli smartphone dal carcere, perquisizioni e sequestri ad Ancona, trovati i telefonini nelle celle. Vediamo. Un telefono cellulare tipo smartphone, un mini cellulare, 5 schede SIM e un grammo di hashish. È il materiale trovato e sequestrato durante una perquisizione eseguita all'alba della Polizia di Stato e dalla Polizia Penitenziaria nell'area alta sicurezza della casa circondariale di Montacuto ad Ancona. L'indagine, condotta dalla sezione investigativa del Servizio Centrale Operativo, ha evidenziato che in quell'area del carcere 5 detenuti condannati per associazione a delinquere di stampo mafioso hanno utilizzato smartphone che tenevano nascosti in luoghi ritenuti sicuri, ventilatori personali, plafonieri a neon, per navigare sul web e sui social, comunicare all'esterno con familiari e altri utilizzatori di utenze fittizie, forse collegati a clan di appartenenza. I detenuti, utilizzatori dei telefoni cellulari appartenenti alla criminalità organizzata napoletana, siciliana e pugliese, sono stati denunciati per la violazione dell'articolo 391 ter del codice penale, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti. Secondo le verifiche, fa sapere il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, Servizio Centrale Operativo Sezione Investigativa di Ancona, nei telefoni sequestrati sono transitate diverse utenze telefoniche, dunque i detenuti erano soliti prestarsi cellulari tra di loro. L'investigazione è iniziata grazie al contributo della Polizia Penitenziaria che tra agosto e novembre sequestrò 3 smartphone. Uno apparteneva al boss di un clan di Camorra del Napoletano, gli altri 2 ad un membro di un clan operante nella zona di Ostia. L'utilizzo degli smartphone da parte dei detenuti, fa sapere in una nota la polizia, rappresenta una novità rispetto al passato, in cui venivano introdotti solo mini cellulari, più facilmente occultabili ma non predisposti al traffico dati. Ciò consente di prospettare l'ipotesi che i detenuti, per comunicare con i propri sodali, volessero evitare le chiamate tradizionali e prediligere così le applicazioni di messaggistica istantanea. La scalinata di Giacomo Leopardi ad Ascoli, ornata di 884 maioliche con animali e fiori, opera dei ceramisti ascolani. "884 maioliche sono quelle che i ceramisti ascolani hanno realizzato per adornare la scalinata Giacomo Leopardi che collega Corso Vittorio Emanuele a Viale De Gasperi nei pressi dei giardini pubblici. Alla cerimonia di inaugurazione, al suono delle chiarine della Quintana, erano presenti anche il sindaco Marco Fioravanti e l'assessore Nico Stallone che hanno sottolineato come grazie anche a quest'opera Ascoli è sempre più la città della ceramica. Una grande emozione perché qui c'è la massima espressione dell'Ascoli, di Ascoli, del cuore ascolano, ossia i ceramisti tutti insieme a realizzare questa scalinata, una poesia storica di Emiddio Cagnucci che purtroppo non c'è più ma ricordiamo grazie alla presenza dei parenti e con la Quintana presente e con questa nuova veste della scalinata di Leopardi diamo l'opportunità che attraverso i turisti che faranno i selfie di diventare virale la promozione della città e del territorio. Ascoli, come sapete, oltre ad essere città delle 100 torri, città della Quintana, città dell'oliva all'ascolana, città dei ponti, città delle piazze, è anche città della ceramica. Io direi che dopo questa bellissima decorazione della maiolica ascolana della scalinata Leopardi, da oggi in poi possiamo iniziare a parlare del futuro con una nuova delega che il sindaco mi ha voluto dare dell'intelligenza artigianale per arricchire sempre di più Ascoli della sua bellezza e della bravura dei grandi artisti che fanno parte della nostra città in tutto il mondo dell'artigianato, questi 10 artisti che hanno realizzato questa scalinata e quindi da oggi in poi io definirei Ascoli città della bellezza.
Ogni artigiano ha contribuito all'opera con 5 gradini alternati dai versi della poesia Ascoli, mia bella, di Emidio Cagnucci, poeta dialettale ascolano. Le decorazioni delle maioliche rappresentano animali, fiori, ma anche classici di Raffaello e simboli di Ascoli e della Quintana. Poco fa ringraziavo il sindaco proprio perché ha creduto in questa nostra professionalità e sensibilità artistica, ed è ultimamente una cosa davvero rara trovare chi crede nel proprio territorio piuttosto che chiamare un artista altisonante, no? Che di solito può essere anche più accattivante da un punto di vista turistico. E noi ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo dedicato questa scalinata alla natura perché si trova vicino ad un polmone molto importante della nostra città, che sono i giardini. E troverete delle decorazioni che rappresentano per ognuno di noi, ognuno l'ha fatto nel proprio stile, dedicandolo agli animali e al floreale. I ceramisti continueranno a lavorare insieme perché ci sono ancora tanti altri sogni da realizzare nella città delle 100 torri. Quello più ambito è la Fontana del Giolli, e poi c'è la scalinata dell'Annunziata. Noi dobbiamo essere bravi a fare un lavoro di squadra, perché solo stando uniti si ha una forza. Sono stati presentati nel corso di un incontro che si è tenuto nella sede della bottega del terzo settore ad Ascoli i risultati del progetto Capacity Building Piceno, l'esperienza formativa per rafforzare la capacità amministrativa delle aree interne. Per noi c'era Luigi Miozzi. Un importante incontro per presentare gli esiti e le prospettive future del progetto Capacity Building Piceno si è tenuto presso la bottega del terzo settore ad Ascoli. L'iniziativa, promossa dall'Unione Montano del Tronto e Val Furbione e sostenuta dalla Regione Marche con fondi del programma operativo complementare 2014-2020, mira a rafforzare la capacità amministrativa di una nuova classe dirigente nelle aree interne. Punto di partenza importante questo, perché il corso che abbiamo fatto, il seminario che abbiamo fatto in collaborazione con il GAL, Piceno, con la Fondazione, l'Unione Montana, è proprio un inizio perché è rivolto agli studenti delle scuole, quindi come formazione per i futuri amministratori del domani. Quindi questo è stato molto interessante. Su due format hanno spiegato gli esperti, in pratica quelli che sono poi i problemi della pubblica amministrazione, perché è interessante formarli già, quindi avere già un'idea di quello che è la pubblica amministrazione domani. Proprio per questo è rivolto alle scuole. Stiamo puntando sulla formazione continua dei pubblici amministratori, dei dipendenti, dei funzionari. Tra settembre 2023 e giugno 2024 il progetto ha offerto 60 ore di formazione attraverso seminari e laboratori, coinvolgendo oltre 460 partecipanti. La formazione, curata da un team di 9 docenti e facilitatori, ha trattato 8 argomenti chiave, tra cui il nuovo codice degli appalti pubblici, la legge di bilancio 2024, il regolamento europeo sulla privacy e il trattamento dei dati, la programmazione europea, la rendicontazione ed il monitoraggio dei fondi strutturali ed i partenariati pubblici-privati. L'incontro è stato un'importante occasione per discutere i risultati ottenuti e scoprire le future opportunità di formazione. Rappresentanti delle istituzioni locali, promotori del progetto e partecipanti agli incontri formativi hanno condiviso le loro esperienze, evidenziando come la formazione rappresenti una leva fondamentale per il rafforzamento delle aree interne. Il progetto si rivolge ad amministratori pubblici, esponenti del settore privato e del terzo settore e portatori di interessi del territorio, considerati interlocutori diretti nell'attività di pianificazione e programmazione a livello locale. Tra gli intervenuti anche il presidente del GAL Piceno, Luciano Agostini. Riteniamo che uno dei problemi centrali della nostra società di oggi sia proprio quello delle aree interne, come valorizzare queste aree, come fronteggiare lo spopolamento, anzi come tornare a ripopolare quelle aree che costituiscono comunque un problema, e che da noi evidentemente questo problema si accentua ulteriormente dopo il terremoto. E quindi la preparazione delle classi dirigenti, degli amministratori e complessivamente di tutta la classe dirigente è elemento fondamentale perché possa accadere questo ritorno alla ripopolazione delle aree interne.
Il municipio di Ortezzano ha ospitato una tavola rotonda sulle eccellenze agroalimentari della Val d'Aso che ha visto confrontarsi Regione Marche, Coldiretti, AMAP, Camera di Commercio, Associazione Imprenditori per una filiera vincente che dalla tradizione guarda all'innovazione. Donatella Lappa. Momento di riflessione e confronto ad Ortezzano in cui l'imprenditrice Graziella Ciriaci con l'amministrazione comunale ha voluto quest'anno un convegno prima della tradizionale cena sull'Aia dal titolo La valorizzazione dei prodotti tipici marchigiani tra innovazione, tradizione e sostenibilità. Sì, abbiamo voluto fare un momento di attenzione e dare attenzione soprattutto a tutte le nostre eccellenze e far sì che comunque con una catena di operatori ben composta possa essere una catena di supporto e comunque anche una catena che ci porta lontani. Io sono molto felice oggi, ecco, che si possa fare il punto sui prodotti tipici del nostro territorio, perché forse li sottovalutiamo e invece dovremmo fare come gli stranieri, innamorarci ogni volta di questi nuovi sapori e renderci conto che sono dei sapori eleganti. Noi spesso, siccome li colleghiamo alla tradizione contadina, per qualche motivo nel tempo li si è relegati ad un livello, come posso dire, più basso. Invece no, questi sono i sapori che fanno la differenza, sono i sapori che ci raccontano. L'agroalimentare, che in Italia fa registrare 620 miliardi di euro con 64 miliardi di export, annovera nei borghi delle Marche tante aziende d'eccellenza, a cui corrisponde però un momento difficile per le piccole e medie imprese a causa delle tante congiunture internazionali. E da qui la necessità di una filiera istituzionale a supporto del settore. L'AMAP si occupa di filiere e la filiera più importante è quella istituzionale, quindi mettersi su un tavolo e porsi degli obiettivi ed insieme, ognuno per il proprio ruolo, cercare in sintesi di risolverli, secondo me è la ricetta migliore. Quindi noi abbiamo un settore da valorizzare e nel farlo in maniera condivisa è il modo migliore. La valorizzazione del territorio passa attraverso testimonial d'eccellenza come i prodotti della tradizione rurale che attraggono turisti e visitatori e che portano economie nei borghi marchigiani. Sì, un borgo che unisce le sue tradizioni a quelle delle eccellenze gastronomiche e che fa conoscere questo nostro territorio anche al di fuori della Regione Marche. Eccellenze che sono legate all'agricoltura, alla produzione di qualità, ma anche a una tradizione importante di cui noi siamo fieri, che vogliamo difendere orgogliosamente. Era questo l'ultimo servizio, il TG Marche termina qui, da parte mia è tutto, vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento alla prossima edizione.